Torino, in Corso Brescia. Alle mie spalle c'è l'ufficio immigrazione della Questura di Torino, dove ogni giorno si accumulano numerose persone che si recano qui per i loro permessi di soggiorno o altri tipi di documenti. Una situazione di difficoltà già strutturale per l'alto numero di domande, ma che è stata aggravata dal mancato rinnovo a fine anno del contratto per 1200 dipendenti civili del Ministero dell'Interno, di cui 40 solo qui a Torino, che ricordiamo è la terza città per flusso migratorio a livello nazionale. Dal 28 febbraio, qui proprio davanti agli uffici della Questura, c'è il Camper dei Diritti, che è un'iniziativa di CGIL e CISL e UIL insieme al Comune di Torino e la Protezione Civile di Torino, che fornisce un supporto a questa carenza di personale, fornendo una sorta di orientamento alle persone che vengono appunto qui per richiedere documenti. Oltre al problema di personale, c'è anche un problema strutturale, perché questi locali sono stati dichiarati inagibili, per cui anche la sezione, diciamo, filtro che permette di gestire il flusso in modo più ordinato è anche piuttosto carente. Quindi anche da questo punto di vista il Camper dei Diritti cerca di dare una mano a organizzare in qualche modo il flusso. Andiamo a sentire chi quotidianamente dà questo supporto, quello che viene definito sindacato di strada. Andiamo a capire come funziona, qual è il contesto in cui il Camper dei Diritti è nato e quali sono un po' le richieste che maggiormente le persone in cerca di documenti chiedono qui al Camper. Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa perché in particolare qui fuori dagli uffici, dall'ufficio immigrazione della Questura, e così come in tutte le grandi aree metropolitane italiane, penso in particolare a Milano e a Roma, vengono gestiti molti titoli di soggiorno o richieste di asilo di cittadine e cittadini stranieri che hanno tutto il diritto di poter essere accolti e integrati nel nostro paese. La situazione già da quest'estate è diventata abbastanza problematica, con code lunghe, con CGIL, CISL e UIL insieme a due assessori molto disponibili del comune. Abbiamo congiuntamente chiesto un tavolo alla Questura per poter capire tutti insieme in un ambito interistituzionale per migliorare e dare una risposta che guardasse a due facce. Da un lato, permettere più dignità, più velocità di accesso alle persone giustamente in cerca di cittadinanza e di titolo di soggiorno rispetto all'accesso all'ufficio immigrazione della Questura. Dall'altra, siccome c'è personale di polizia e personale civile che si occupa materialmente delle pratiche, poter rendere il loro lavoro più dignitoso possibile. L'aiuto che diamo è soprattutto un aiuto più di informazioni. Questi richiedenti di qualsiasi nazionalità, si recano qua al mattino, noi gli diamo il numero, e cerchiamo un po' di capire la tipologia di pratica, il tipo di permesso che hanno richiesto, e guardiamo anche la data, perché alcuni permessi hanno delle date molto molto lunghe, perché alcune richieste sono state effettuate addirittura nel 2019, e quindi cerchiamo un po' di capire come mai questa pratica sta tardando così tanto. E molte volte loro hanno anche dei problemi con il sito della Polizia di Stato, perché con il numero della pratica non riescono comunque a capire lo stato della pratica, perché non gli appare nessun risultato, e anche in quel caso lì noi cerchiamo di intervenire. In questo caso qua cosa faccio io? Mi reco all'interno della Questura e chiedo ad alcuni operatori di aiutarmi un po' a capire lo stato di questa pratica. Queste pratiche qua che non riescono a visualizzare sul sito molte volte risultano già in consegna all'interno della Questura, quindi si vede che è un problema di aggiornamento di questo sito, e anche quello crea tantissima coda. Noi veniamo da anni di purtroppo politiche occupazionali anche del sistema pubblico che hanno via via assottigliato il personale.
quindi sia delle forze di polizia sia del personale del Ministero della Protezione Civile, insomma, e a cui appunto si è aggiunta questa tegola vera e propria perché mancano da ormai da quasi 3 mesi 40 persone appunto tra Questura e Prefettura di Torino. E è cominciato questo tavolo in Questura insieme al Questore e ai dirigenti del pezzo immigrazione, i due assessori, la Protezione Civile, CGIL e CISL e UIL. Ci siamo a lungo confrontati per capire quali strategie comuni potevamo mettere appunto insieme. E quindi a ottobre abbiamo firmato questo protocollo interistituzionale. Tra gli obiettivi di questo protocollo, che erano quelli di qualificare l'informazione per far sì che le persone accedano all'ufficio immigrazione della Questura quando è necessario, o perché il permesso è pronto, o perché devono integrare dei documenti, qualificare l'informazione, lavorare con le comunità, a Torino sono 127, e presidiare tutti insieme questo spazio e dare un messaggio, come dire, di inclusione, di accoglienza.